Liebes Publikum, ein herzliches Willkommen zum Heimdebüt der amtierenden Italienmeisterinnen des SSV Pilsen Südtirol. Gentili spettatori, cari amici della Paramano, amici da mezza corona, un cordiale benvenuti al stadio di Pesarone per la seconda gara di campionato Serie A World femminile. In campo oggi le campionesse d'Italia, fresche fresche al loro debutto, casalinghe, casalingo contro la compagine di Sonia Giovannini, mezzo corona. Facciamo l'appello per le ragazze del mezzo corona, incominciando dal capitano numero 33, italiano Leonora. Numero 1, Ellen Bidenhuta. Numero 16, Niki Razzicca. Il 3 per Enrica Terana. 4, Aurora Bidenberti. 8, Liliana Pai. 9, Martina Detta. 12 Elena Pedron, con 22 Elisa Dalamalle, 23 Arianna Mazzucchi, con 25 Elisa Giovannini, 27 per Giada Venoles, il 44 per Emma Giranda, 64 Natalie Falser, 82 Anna Chiara Campestrini, con 99 Arianna Buranti. E tutto questo sotto la dirigenza sportiva di Sonia Giovannini. Buongiorno, praticamente unser Mädels in dieser neuen Meisterschaft 2023 Serie A Gold und die Rufe aus Spielfeld, Kapitän Sara Schatzer. Monica Rostam,
presenza arbitrale per questo incontro è stata affidata ai signori Nicola Dimido di Cassano e Alessandro Donini di Cremona. Un cordiale benvenuto qui dal Palasport di Bressanone, da dove vi parla Paolo Cestari. Per la seconda giornata di campionato di Serie A1 pallamano femminile e debutto casalingo del Campionessa in carica, Vixen Sugirol, reduce della bella e convincente vittoria di Ferrara. Ospite di questo derby regionale le ragazze di Mezzo Corona, che invece sono incappate in una inaspettata sconfitta casalinga contro il mio promosso Prato. Subito all'inizio partita ho osservato un minuto di raccoglimento in onore delle vittime delle Marche. Come accennato, subito dopo il fischio d'inizio della coppa arbitrale ci sarà il minuto di silenzio per gli 11 vittime della Unione delle Marche. Vi informan per Aiz Agitrivi sopra la per Amti Gerti Gedenk Minuten für die Verstorbenen, für die Elf Verstorbenen der Unwetterkatastrophe in den Marken durchgeführt. Ecco le squadre che stanno prendendo posizione sul rettangolo di gioco, le brissinesi in una nuova, in un nuovo outfit, non più quello tradizionale bianco-verde, bensì bianco-azzurro, che sono i colori ufficiali della polisportiva dell'SSV Pixel. In giallo-blu invece gli ospiti di Mezzo Corona. Considerazione sarebbe affrettata riguardo ai risultati del primo turno di campionato, in quanto tutte le squadre, chi più chi meno, hanno effettuato dei cambi nei loro organici. Si è partita con la palla in mano alle ospiti giallo-verdi di Mezzo Corona, che oggi hanno il difficile compito di far punti qua a Bressanone, cosa che è riuscita a ben poche squadre in passato. Invece brave le ragazze ospiti, che con Emma Girlanda vanno a segno. Non c'è tempo di fiatare, che il Brixen Uno a uno dunque subito al primo minuto, con batti e ribatti sono partite in quinta le ragazze ospiti. Muratovic, Esma Muratovic, la nuova straniera del Brixen, la montenegrina, ha subito segnato il pareggio ed è Giada Babbo che, con una delle sue ormai ben note evoluzioni, questa volta in pallonetto, ha portato in vantaggio il Brixen. Non demorde invece il Mezzo Corona, che con Aurora Gislimberti pareggia le sorti. Brixen Südtirol schierato
non c'è il tempo di finire un discorso che le squadre vanno a segno questa volta con Vigni. Il tiro di Gislimberti questa volta è parato e Giara Rabo ancora a segno, la sua seconda rete in 2 minuti di gioco. Si parte, partenza a razzo dunque delle due squadre, che senza troppi tatticismi e senza troppe difficoltà riescono ad andare a rete. 4-2 quando sono passati non più di 2 minuti e mezzo di questo primo tempo. Vedremo ora se le difese sapranno contrastare più efficacemente le folate offensive avversarie. Il mezzo corona usufruisce di un tiro dai 7 metri e sulla linea Giuliana Faik. Giuliana Faik, che però non riesce a superare Francesca Lukin, la nuova portiera del Brixen venuta dal Mestrino. Nazionale, per chi non lo sapesse, Francesca Lukin assumerà le difese della porta bianco-azzurra unitamente a Monica Prünster, che è rimasta in squadra nonostante avesse già dichiarato. Ed è Ligia Put a dare a segno e a segnare il 5-2. Il tiro di Aurora Gislimberti viene neutralizzato da Francesca Lukin, che devia in fallo laterale. È già ripreso il gioco delle giallo-blu ospiti. Pallone recuperato da Ligia Jut, va via in contropiede del Brissone. Bellissimo servizio di Muratovic per Vigni, che però non c'entra lo specchio della porta. Nuova disattenzione questa volta degli ospiti e va via ancora il Brixen. Babbo Muratovic, il tiro di Giorgia Di Pietro viene parato da Niki Razzica. Oltre alla presenza anche dei sostenitori trentini. Si tratta pur sempre di un derby regionale con le sue particolarità e spesso imprevisti. Girlanda. Faik. Tiro di Aurora Gislimberti parato ancora da Lukin. Muratovic, Put, Muratovic, Put, il tiro della Put però è alto sopra la porta, rimessa al fondo delle ospiti a mezzo di Niki Razzica. C'è un primo richiamo arbitrale per l'allenatore del Brixen, Hubinessing. Nove metri, eseguita da Enrica Terrana. Faik. Girlanda. Servizio per l'ala. Ancora Girlanda, entra molto bene, ospite, però tanto brava Francesca Lukin, autrice già di qualche pregevole parata in questo inizio di partita. 5-2 a 6 minuti dall'inizio, azione manovrata da
le campionesse d'Italia, Babbo Muratovic, che punta la difesa, Put! Ligia Put, la sua seconda marcatura. Brave anche le ragazze di mezza corona che riescono ad ancare ancora segno con Aurora Ghislin-Berchi. Giorgia Di Pietro ha preso posizione sul mezzo destro. Put. Muratovic. Put. Put. Funziona molto bene l'intesa tra Muratovic e Put in questo inizio di partita, 7-3. Colgo occasione per ricordare l'introduzione di alcune nuove regole. Prima fra tutte quella della rimessa centrale dopo il gol, che d'ora in poi potrà venire dall'intero cerchio e non più solo dalla linea centrale a piede fermo. Parata ancora di Lucchin su Anna Chiara Campestrini, ma via Di Pietro, palla per Veni che però non riesce ad agguantare il pallone, ma via ancora il mezzo corona, in seconda fase con Anna Chiara Campestrini. Servita molto bene Enrica Terana, che va a segno dalla linea dei 6 metri, nulla da fare per Francesca Lucchin in questo frangente. Dicevamo delle nuove regole in vigore da quest'anno, cioè l'ulteriore regola appunto del gioco passivo, il quale non sono più consentiti 6 passaggi dall'alzata di mano degli arbitri, bensì solo 4. Va via il mezzo corona. E ancora Lucchin si oppone con successo a Emma Ghirlanda. Giada Babbo fermata sempre da Emma Ghirlanda. Questa volta c'è il fallo su del numero 33 Eleonora Italiana su Giada Babbo. Rigore nettissimo fischiato dagli arbitri con Giorgia Di Pietro sulla fatidica linea. Finte da Di Pietro che con un bel tiro sulla sua destra basso supera la razzica. Mezza corona ora in inferiorità numerica. Filimberti, il passaggio sull'ala, non arriva a destinazione. Luisa Vallo non è stata in grado di acciuffare la palla. Giada Babbo. Fallo per il Babbo, reclamava il rigore, di diverso avviso gli arbitri che optano per i 9 metri. C'è un'interruzione. Gli arbitri si recano presso il tavolo dei cronometristi. Pare che ci sia un problema nel cronometraggio. Intanto il tempo è fermato sui 10 minuti e 10 secondi.
si riprende con il 9 metri eseguito dalle Brissinesi. Muratovic, Di Pietro adesso nella sua posizione congeniale di regista centrale. Put invece sulla posizione di terzino destro. Muratovic, bellissimo servizio. Prima per Di Pietro, poi la palla finisce a Sara Hilberg, che però manda la palla sulla traversa, consentendo così alle ospiti di ritornare in azione manovrata. Campestrini, Chislimberti, il tiro della Campestrini è parato di piede da Lukin, c'è però fallo 9 metri già eseguito dagli ospiti. Chislimberti, il tiro finisce a lato, consente alla Brisnese di tornare in attacco. Muratovic, Put che va via da sola, grande parata di Niki Razzica che di piede si oppone, così come Francesca Lukin, Babbo, Hilberg, e incredibilmente la Hilberg tutta sola fallisce ancora la conclusione grazie a un bellissimo intervento di Niki Razzica, autentico baluardo in questo inizio di partita nonostante le 8 reti già incassate. Entrambe le squadre paiono in questo inizio di partita porre più attenzione sui rispettivi attacchi che non sulla fase difensiva. Gli arbitri fischiano sfondamento a Juliana Faek. Va via Muratovic che serve già da Babbo. Bellissimo scalare delle Brissinesi. Elijah Put pone il suo quarto sigillo in questo inizio partita con un ragionato tiro basso sulla sinistra di Razzica. 9-4. Campestrini, servizio su Ghiliberti, servito il pivot che però non riesce ad andare al tiro. Chislimberti fermata fallosamente, si riprende, servizio sull'ala, il passaggio però è impreciso e finisce a lato. Un primo cambio nelle file bianco-azzurre, Barbara Noturfter rileva Sara Hilberg in questo inizio di partita. Putti, Pietro e Muratovic è il trio sul quale si affida l'azione bianco-azzurra. E la Put molto bene nel servizio per Violetta Regni che dalla posizione di pivot insacca senza difficoltà. Altra esclusione di due minuti questa volta per il numero 8 Juliana Faik e mezzo corona nuovamente in inferiorità numerica. Esclusione 10-4, quando sono giocati 14 minuti di questo primo tempo, il Brixen sembra in grado di controllare la partita, recupera la Muratovic, bellissima azione in contropiede, e già da Babbo
insacca l'incrocio dei pali, nulla da fare per Razzica. La domanda che tutti si ponevano era come le campionesse in carica avrebbero provveduto a sostituire ben 7 titolari della squadra che ha vinto lo scudetto, a partire dal portiere Monica Prinster fino a altre titolari come appunto la Durnwald, la Apfalterer, Sofia Ghilardi, Lauchino e soprattutto Razai Duran. Sono stati ingaggiati dei rinforzi altrettanto bravi, che però nessuno conosceva ancora Bressone, prima fra tutte Esma Muratovic, la montenegrina con ottime credenziali e che si sta rivelando anche autentica regista in fase d'attacco. Poi Put, Ligia Put, proveniente dal Mestrino. Francesca Lucchin, anch'essa proveniente dal Mestrino, giocatrice della nazionale. Nelly Habecher dal Brunico e Violetta Vegni, che l'anno scorso giocò proprio a Mezzocorona, e lei quindi la ex di turno. Mezzocorona dove ha giocato un bellissimo campionato. Palla recuperata dalla Lotoft, bravissima. Di Pietra manda via la Muratovic, che però compie fallo di piedi, giustamente rilevato dagli arbitri. Palla dunque che torna in possesso delle ospiti. Campestrini sempre al centro di regia, dalla Valle col numero 22 e Ghirlanda il numero 44. Doppio non rilevato dall'arbitro. Dalla Valle bloccata da Put e Vegni. Bellissimo servizio sul pivot, spinta da dietro. Aurora Ghislimberti non riesce ad andare a segno ed è proprio lei che si incarica di eseguire questo tiro ai 7 metri. Bel tiro di Aurora Ghislimberti, che riporta sotto il Mezzocorona. Giada Babbo che converge al centro, ecco che prende la palla da Put, viene però bloccata fallosamente dal numero 82 Campestrini, ammonita e 9 metri, esecuzione di Vegni. Babbo, Muratovic finta, servizio per Put. Manda la palla Barbara Nothoft, che trova però ostacolata la strada. Tiro sottomano di Esma Muratovic, che viene però pronta all'estrema difesa ospite. C'è un gran buco invece nella difesa del Brixen, che consente a Aurora Ghislimberti ad andare a segno per la quinta volta. Ecco Giorgia Di Pietro che chiama il sistema. Il passaggio di Nothoft è poco preciso. Muratovic che serve la Vegni. Si marca bene la Vegni, però poi il suo tiro viene parato. Non così sul lato opposto, dove Luisa Dalla Valle riesce a far breccia
nella difesa bianco-azzurra. Coach Nessun che ha chiesto il time out. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Si ricomincia con il Brixen. Che ha incassato un 2-0 negli ultimi minuti, circostanza che ha indotto l'allenatore Nessing a richiamare le ragazze. Muratovic, Di Pietro, Hilbert, bloccata la Hilbert dalla morsa dalla Valle, 9 metri. Di Pietro, Muratovic. Il tiro di Muratovic è poco, troppo poco forte, e così la portiera ospite non ha difficoltà a raccogliere la palla con due mani. Campestrini. Dialoga con Ghirlanda rispettivamente e Ghislimberti. Campestrini, Ghislimberti, doppio, va via il Bixen, ha reagito molto bene Ligia Put. Troppa sufficienza da parte di Giorgia Di Pietro, che tutta sola manda la palla a stamparsi sulla traversa. Campestrini. Ghirlanda, Campestrini, tiro che non giunge a stazione. Muratovic, che questa volta tira con la dovuta concentrazione. Nulla da fare per Niki Razzica. Campestrini dialoga ancora con Ghirlanda e con Ghislimberti. Palla rara, mentre ha preso un colpo. Il numero 22, Luisa Dalla Valle, a mano di Sara Hilbert, che incassa due minuti di penalità. Rimessa in gioco di Enrica Terana, il pivot. Ghislimberti, Campestrini e Ghirlanda. Passaggio a Lala. Bella parata di Francesca Lucchin. La palla di rimbalzo colpisce in faccia Luisa Dalla Valle, che prende posto in panchina.
e viene sostituita da Juliana Falk. Siamo giunti nel frattempo al 21esimo minuto del primo tempo con il Bressanone che ha saldamente in mano il risultato 12-7. L'impressione è però che con un po' più di precisione il vantaggio potrebbe essere ben più consistente. Muratovic che serve ancora Lavegni, però è in modo troppo impreciso. Fortunato il Brixen, perché il tiro questa volta invece la Violetta Vegni non sbaglia il bersaglio e la sua terza marcatura. Salta subito all'occhio l'ottima intesa tra Esma Muratovic e Violetta Vegni. Vegni che l'anno scorso è stato un punto di forza del mezzo corona. Questa rete però si poteva evitare, altro errore difensivo delle brissinesi. Pietro Muratovic e Put. Vegni. Quante imprecisioni in casa biancoverde, ne approfitta il numero 8, Juliana Faek, che tutta sola non può che segnare. E ancora un passaggio sbagliato, questa volta di Ligia Put, che consegna la palla alle ospiti, che ancora una volta vanno a segno. Ed ora il vantaggio delle padrone di casa si va assottigliando, parziale decisamente importante per le ospiti, che ringraziano per le belle palle loro consegnate dalle attaccanti biancoverdi. Ora è Sara Schatzer sulla posizione di terzino destro che ha rilevato Giorgia Di Pietro. Parata di Razzica con palla però recuperata da Elisa Sozio. Sono un po' appannate le azioni delle padrone di casa. Ligia Put ci mette una pezza grazie alla sua classe individuale. Campestrini bloccata da Muratovic e Vegni, 9 metri. Campestrini. Irlanda, Campestrini, il tiro di Campestrini finisce fuori dallo specchio della porta. Bellissimo lancio di Lukin, che giunge a destinazione Babbo, che non ha difficoltà da insaccare. -10, il Brixen ha ripreso il comando del punteggio in modo più convincente, allarmato ovviamente dalla ripresa ospite. Bellissima rete all'incrocio dei pali. E ancora Babbo, troppo veloce, la Babbo non acciuffa la palla, contropiede delle trentine, va via velocissima Juliana Faek, che
che però viene bloccata fallosamente dalla difesa bianco-verde, bianco-azzurra. Campostrini, Faek. Il tiro della Ghirlanda è parato dalla portiera brissinese, Giada Babbo, che va a nozze. Grazie anche alla poco attenta difesa delle trentine. Campestrini, Faek, Ghirlanda, Campestrini. C'è una trattenuta delle maglie, gli arbitri decretano il 9 metri, già eseguito da Enrica Terana. Ghirlanda, Campestrini, che non riesce ad andare a conclusione, c'è la mano alzata dagli arbitri, bisogna tirare. La palla è recuperata dalla Schatz, ma gli arbitri hanno avvisato un fallo, c'è un po' di confusione. Si ripete il 9 metri, distanza irregolare della difesa bianco-azzurra. Palla che finisce nel muro bianco-azzurro e che quindi consente alle ragazze di Nössing di ripartire. Sara Schatzer a colloquio con Elisa Sozio, le due brissinesi che hanno rivelato Di Pietro e Hirber. Sozio, Put. Bella rete di Ligia Put. Tiro in elevazione contro nulla può la pur brava Razzica. Campestrini, Faek. Ghirlanda. Campestrini. Servita alla destra, che però non riesce ad andare a segno. Faek si gira su se stessa, serve Campestrini, poi attento alla difesa brissinese. Tiro insidioso tra le gambe di Francesca Lukin. Muratovic. La Muratovic entra in penetrazione, fermata fallosamente proprio dalla Campestrini, rigore. A tirarlo sarà Giosa Di Pietro, che per l'occasione è rientrata in campo. Finta. Un bel tiro al polso. Rimangono 30 secondi da giocare con le ragazze ospiti in possesso di palla. Vedremo se riusciranno ancora ad andare a conclusione. Faek, Campestrini. Il tiro da Campestrini fuori bersaglio. Vegni, no, anzi Muratovic. Bellissima parata di Razzica. E finisce così il primo tempo sotto la protesta di Esma Muratovic, che reclama il rigore per essere stata ostacolata nell'esecuzione del tiro. Finisce così sul conteggio di 18-12 questo primo tempo tra il Brixen Südtirol e il Mezzo Corona. Una partita giocata all'insegna del massimo impegno, con veloci capovolgimenti di forte, belle reti in fase di attacco,
un po' meno le prestazioni difensive che lasciano un po' a desiderare, come dimostra anche il parziale di 18-12. A più tardi. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi. Es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forstkronen. La più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini
donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Thank you.
die frisch gemachte Teilmeisterin des SSV Brixen Südtirol beginnen wir diese zweite Halbzeit. Im Rahmen des zweiten Spieltages, das wäre ja dann ein Gold. Risultato parziale di 18-12 a favore delle campionesse d'Italia dell'SSV Brixen Südtirol. Prendiamo questa partita per la seconda giornata. Campionato femminile Serie A Gol. Bentornati qua a Bressanone, dove ha inizio il secondo tempo di questa sfida tra le squadre regionali del Brixen Südtirol e del Mezzo Corona, con le brissinesi in possesso di palla. Conducono 18-12 dopo un primo tempo un po' frammentato, che ha visto sì sempre in avanti ad eccezione della prima marcatura. Però ha visto anche il ritorno, il bel ritorno del Mezzo Corona, che verso il 20° del primo tempo si è portato a meno 3. Muratovic, bel tiro della Muratovic, subito in inizio di ripresa, in elevazione sulla parte bassa destra della razzica. Kislimberti, Campestrini. Terena, Campestrini in elevazione, tiro bloccato dalla difesa, è fortunata la Campestrini che tira una seconda volta, però c'è la parata della Lukin che devia sul palo. Ancora il Mezzo Corona comunque con la Faik che non riesce a entrare nel varco presentatosi aperto dinanzi ad essa. Terana, Campestrini, Faek, Kislimberti. C'è la mano del passivo alzato, però la Kislimberti riesce a rientrare in possesso di palla, ad insaccare 19-13. Il Brixen è tornato in campo con la formazione base, e cioè Hilver, Di Pietro, Muratovic, Put e Babbo Vigni come pivot. C'è proprio la Babbo che entra, viene servita, palla che finisce alla Hilber, che con un preciso tiro sull'angolo lungo non lascia scampo alla razzica. È la prima marcatura di Sara Hilber, reduce di un'ottima prestazione una settimana fa in quel di Ferrara, dove è riuscita a mettere a segno ben 8 reti, una più bella dell'altra, 8 reti che sono poi state anche decisive in un momento dell'incontro, si è ripresa quando il Ferrara si è portato a meno 2. Faik bloccata da Vegni. Si deve ripetere dalla posizione giusta. Kislimberti fa finta di tiro. Viene però fermata fallosamente al collo e gli arbitri giustamente direi decretano il rigore per le ospiti e 2 minuti di penalità per Esma Muratovic. Al tiro Anna Chiara Campestrini contro Francesca Lukin. E la Campestrini riesce ad andare a segno con un tiro tra le gambe della portiera del Brixen.
Adesso è il Brixen a dover agire in situazione di inferiorità numerica, extra player, ormai nella tradizione di allenatore Hersing, Schatzer, Di Pietro. È un buon allenamento per vedere la squadra all'opera senza la regista Muratovic. C'è fallo sulla Schatzer da parte di Aurora Ghislimberti, 9 metri. Di Pietro, Schatzer, fallo della Terana su Hilber, finta della Put, che poi però si alza in elevazione, la palla è deviata, 9 metri già eseguito da Lavegni, Babbo, bellissima azione della Giorgia Di Pietro, che va via di forza, fa tutto da solo in sacca. Sul fronte opposto va via la Luisa Dalla Valla, fermata fallosamente, e c'è un rigore anche per le ospiti. Ancora al tiro Campestrini. Questa volta la Campestrini è fortunata, perché si vede la palla parata dal Luchin. Il rimbalzo però finisce nelle sue mani, per cui riesce poi a segnare. Comunque 21-14. Questo non è nuovamente al completo. Di Pietro, che questa volta vuol fare tutto da solo e compie il fallo di sfondamento, rilevato prontamente, rilevato dall'arbitro, la Fiec. Situazione fortunata per le ospiti, in quanto su un tiro finito addosso Maligia Put, che rimane a terra approfittando così il varco nel quale si è infilato la giocatrice ospite, andando a segno. Esce per un momento Ligia Put e rientra al suo posto Esma Muratovic. Veni era in procinto di superare con sorpresa la difesa ospite, poi però due minuti nuovamente a carico di Sara Hilber, che pare particolarmente bersagliata da questa decisione arbitrale, che sembra abbastanza severa. Fatto sta comunque che le padrone di casa sono nuovamente in inferiorità numerica. Faek, Campestrini, e la Campestrini riesce ad andare ancora a segno, è la terza segnatura in questo inizio di ripresa, in questi primi sei minuti. Farà bella in l'allenatore Nessing a raccomandare alle sue giocatrici una marcatura un po' più attenta sulla Campestrini, molto efficace e di potenza, che si inserisce nella difesa avversaria. Bel servizio di Di Pietro, e già da Babbo infila la palla del 22-17. Ghislimberti, in odore di passi, va a segno,
così come la Babbo con una pregevole girella. Non c'è tempo di fiatare, e infatti sull'altro posto, sul fronte opposto, è Luisa Della Valle a segnare dalla posizione di ala sinistra. Ancora 35 secondi in inferiorità numerica il Brixen, che si vede ridimensionato il vantaggio a sole 4 reti. Il tiro della Muratovic è senza troppe pretese, nulla, nessun problema per Niki Razzica a neutralizzare il tiro. E ancora Hubi Nössing, l'allenatore delle bianco-azzurre, a chiedere il time out. Evidentemente c'è l'una e l'altra cosetta da aggiustare, soprattutto nella difesa bianco-azzurra, ma anche in attacco, dove le conclusioni sono o affrettate o poco precise. Il Lixen conduce ancora con 4 reti, però è bravo il mezzocorona ad approfittare di ogni incertezza delle bianco-azzurre. C'è da dire che il mezzocorona sta reggendo discretamente l'incontro, per cui anche sotto questo aspetto è difficile comprendere come una settimana fa abbia potuto perdere con ben 8 reti di scarto l'incontro casalingo con il neopromosso Prato. Riprende la partita dopo il time out in Nössing, consorzio sull'ala destra. Non è certamente la giornata di Sara Hilbert quest'oggi. Muratovic, put, fallo su Muratovic, confusione nel controllo della palla. Muratovic Vegni, però grandissima parata ancora dell'estremo difensore ospite, che dice no a Violetta Vegni. Campestrini, Vieck. Questa volta, di la verità, avrei visto un fallo fuori dagli ospiti, che però rientrano in possesso di palla grazie a una disattenzione di Elisa Sozio sull'ala destra. Fake. Giuliana Faik, palla intercettato da Giorgia Di Pietro, che serve già da Babbo, ma anche lei fallisce di fronte a una straordinaria portiera ospite. Put Di Pietro, Sozio, e ancora anche la Sozio, anche il tiro della Sozio viene parata dall'estremo difensore ospite Niki Razzica, che si sta rivelando un autentico baluardo insormontabile, insuperabile. Faek punta la difesa. Kislimberti, Faek. Gli avete fermo l'azione ancora prima che ospite possa andare al tiro. 9 metri, fai Campestrini, e questa volta il tiro di Aurora Ghislimberti finisce fuori bersaglio. Di Pietro, put, servizio per Hilbert, ed è incredibile ancora da Hilbert. Si prende probabilmente il suo terzo 2 minuti, infatti così è, per proteste. Una partita decisamente no di Hilbert, che oltre a fallire diverse occasioni ha avuto anche da recriminare
pur avendo già una doppia esclusione di 2 minuti, e così si è andata a prendere anche la esclusione definitiva. In un momento dell'incontro certamente non proprio favorevole per le padroni di casa, che sono sì sopra ancora di 4, però che adesso devono veramente stare attente a non subire ulteriori inutili reti da parte delle ospiti, che sono molto bene in palla. Fa il Campestrini. Campestrini, Faek, e ancora una disattenzione della difesa brissenese che consente alla Galeberti di andare a rete. Ennesima parata della portiera, questa volta su Muratovic. Con tutto il rispetto per la portiera ospite, bisogna anche dire che il portiere può parare anche in relazione al tiro delle sue avversarie. Si è capito che la Razzica è molto forte sui tiri alti, per cui sarebbe forse il caso di tirare anche in basso. Faek, Campestrini, questo tiro è bloccato dalla Francesca Lucchin, va via la put, ora bisogna ragionare prima di andare a conclusione. E la Di Pietro butta letteralmente via una palla. Faek, Gislimberti, Campestrini. Questa volta la Giada Babbo recupera la palla e manda via la Violetta Begli, che pare abbia capito la lezione e finalmente ha iniziato a tirare basso. Fermata la Gislimberti. Ora la partita si sta facendo accesa, grazie anche al mezzo corona che fiuta la possibilità di poter ancora riagguantare un punteggio che sino a poco fa sembrava irraggiungibile, e si badi che sono ancora a giocare ben 17 minuti. Ancora Giada Babbo fa tutto da solo, recupera la palla e va via. Come tante altre volte, quando la situazione si fa pericolosa, è sempre Giada Babbo a prendere in mano le redini dell'incontro e di andare a segno con la sua grande classe. Faek. Irlanda, Gislimberti, Faek, sorprende la Lucchin, Muratovic, va via la Muratovic, put, il cui tiro viene bloccato, fortunato il Brixen che si vede riassegnare la palla parata da Razzica. Ligia Put, Muratovic che chiama
sistema. Bellissima azione, questa volta di forza, va via Esma Muratovic, non lascia. Ed è ancora il Brixen che va via in contropiede. Vegni, brava Violetta Vegni, finalmente il Brixen si è dato una scossa e ha ripristinato il punteggio del primo tempo, che era 18-12, 6 detti di vantaggio. In bambola, come si suol dire in questo frangente, la squadra ospite, che forse per troppa foga ha mancato la conclusione in fase di attacco, incassando ben 3 reti in contropiede, per lo più della Babbo. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Si riprende con il mezzo corona in possesso di palla, intento ovviamente a ricucire nuovamente lo strappo che è effettuato dalle bianco-azzurre di Nilsson. Fack. E ancora l'ennesima palla persa. Bellissimo servizio di Giada Babbo per Giorgia Di Pietro, che va a segno. E nuova palla persa del mezzo corona. Le due squadre si sono avvicendate nelle rispettive fasi negative. Da prima il Brixen, che per una decina di minuti ha subito le azioni ospite, adesso è proprio all'inverso. Tiro della Put, questa volta senza troppe pretese, deviazione, il fallo laterale. Bellissima finta. Tira la Schatzer. Sfondamento. Giada Babbo segna da una posizione pressoché impossibile e porta ad 8 le reti di vantaggio delle brissinesi. Italiano Fike. Campestrini, Fike. Sfondamento di Emma Ghirlanda. Consente ancora a Brixen di andare via. Giorgia Di Pietro, Muratovic, molto veloce sui piedi. La Put serve la Babbo. Che se o si vede la strada sbarata dalla Fer italiano. Bellissimo servizio di Muratovic per Vegni, che va al tiro, si vede pagato il tiro, però era sotto fallo e giustamente dunque rigore per le padrone di casa. C'è il cambio del portiere, entra Elena Pedron che cerca di opporsi alla Di Pietro. Thank you.
non si lascia. Irritare la Di Pietro che segna la sua sesta rete, 30-21. Chisliberti, Faek, Campestrini che punta la difesa, poi desiste, palla recuperata dalla Babbo, bravissima, e che si trova nuovamente sola davanti alla portiera ospite. E la quinta rete di Giada Babbo, che si aggiungono alle 5 già segnate nell'arco del primo tempo. E 10 sono anche le reti, il punteggio complessivo a favore delle bianco-azzurre. Tiro sotto mano di Aroa Ghislemberti, che sorprende Bettina Gruber, entrata in porto al posto della Francesca Lukin. Evidentemente è una bomba di Esma Muratovic. E sul fronte opposto è Aurora Ghislemberti a trafiggere ancora Bettina Gruber. Evidentemente coach Nessing ha deciso di dare spazio anche alle riserve. È sotto questo aspetto che vediamo sulla posizione di pivot col numero 77 Vicky Vicoler, Sara Sciazza sull'ala destra e appunto Bettina Gruber in porta. Tiro della Muratovic, questa volta finisce abbondantemente sopra la traversa. Questa volta la Gruber è sfortunata, perché dopo aver parato bravamente il tiro della Ghislemberti riconsegna la palla nelle mani della stessa, che non ha difficoltà a insaccare con la portiera seduta a terra. 8 le reti di vantaggio del Brixen, che dovrà fare attenzione a non consentire un nuovo recupero degli ospiti. Bellissimo doppio. Azione da grido per le brisinesi sotto l'applauso scrosciante del pubblico. Doppio Kempa, cosa che non si vede spesso. La Valle reclama l'angolo che viene concesso giustamente alla squadra ospite. Bel servizio su Enrica Terrana, che da sola dai 6 metri va a segno. Babbo, Put, Schatzer, che non riesce ad andare a rete. Palla recuperata ancora dal Brixen, va via Esma Muratovic, che però si fa parare ancora una volta la palla di piede dalla bravissima Niki Razzica. Senz'altro su questa fronte ci sarà da lavorare un po', perché sono tante le occasioni in cui Esma Muratovic riesce a superare la difesa per poi farsi parare il tiro dalla portiera ospite. Perde malamente la palla Sara Schatzer,
Ormai la stanchezza si fa sentire su entrambi i fronti. Bella chiusura della difesa brissinese, palla che però rimane nelle mani delle giocatrici giallo-blu. Finta sulla stessa della Campestrini. Fallo della Schatzer con 9 metri per le trentine che si affidano alla regia di Dalla Valle. Campestrini, questa volta il tiro di Aurora Ghislimberti finisce di molto sopra la trasferta. Ancora Esma Muratovic, Ligia Put che imbroca l'incrocio dei pali con palla che finisce a lato. Nulla di fatto dunque. Rimangono 8 le reti di vantaggio delle padrone di casa quando mancano poco più di 5 minuti al termine. La partita sembra segnata, sembra, dico, perché nella pallamano possono succederne di tutti i colori. Faek, Ghislimberti, Campestrini. Parata della Gruber che lancia via la Sozio, che però non riesce ad acciuffare la palla. Nulla di fatto, parte via ancora il mezzo corona. Tra mille difficoltà Eleonora Italiana riesce ad andare al tiro e a segnare il 26 per il mezzo corona. È chiaro che il livello tecnico della partita è sceso di molto con l'inserimento della seconda fascia di giocatrici, però è anche chiaro che bisogna far fare esperienza alle stesse proprio in incontri come questo. E brava Vicky Vicorer, che la prima occasione buona che le capita riesce ad andare a segno. Recupera palla il mezzocona, però compiendo fallo, e allora va via la Put. Muratovic, finta palla per Babbo. Sozio che sembra avere difficoltà di presa della palla, è la seconda che perde di fila. Brava la Gruber che con un doppio intervento neutralizza l'azione trentina. Muratovic. Adesso la panchina chiama fuori la Put ed entra Nelly Habicher, altra giocatrice neo arrivata qui a Bressanone, brunicense, una giovane dalle promesse. Gli arbitri alzano subito la mano del passivo. Va al tiro la Sozio, mandando la palla a lato. Sotto sfondamento non rilevato dagli arbitri. Protesta giustamente, secondo me, Aurora Ghislimberti. Gli arbitri non tollano proteste, mandano in panchina anche il numero 4, Trentino. In campo adesso anche il numero 38, brissinese, Marlis Rabanser. Già da Babbo a discutere con l'arbitro, meglio forse se lascia questi discorsi. C'è infatti il pericolo di prendersi altri 2 minuti. Muratovic, Sozio,
che ha un controllo di palla a dir poco catastrofico, oltre a non prendere le palle fa anche dei passaggi folli. E ad ulteriore conferma di quel tanto stavo dicendo, manda anche questa volta la palla fuori dalla porta. Partita che sta volgendo lentamente a termine al risultato acquisito per il Brixen. Parla Gruber, il rimpallo finisce sul piede di un'avversaria. Rabanzer impacciata, essendo questa la sua prima partita in cui riesce ad andare in campo. E la Ficore, brava questa volta, imbeccata bene dalla Babbo, assegna ancora una volta. Ma ancora segno il numero 2, 82 Campestrini. Quando è già scoccato l'ultimo minuto di gioco, 20 secondi ancora fuori dal Brixen, a vedere se riuscirà a concludere l'azione. Entra la Rabanzer, che però viene fermata fallosamente. Mancano 7 secondi alla fine. Probabilmente sarà una delle due straniere, o la Muratovic o la Put, ad andare al tiro. E infatti così è. Esma Muratovic pone fine a questo incontro, fissando il finale sul punteggio di 26 a 27. 9 gol dunque di scarto tra le due formazioni. Una partita disputata a viso aperto da entrambe le squadre, che però mostrano ancora evidenti deficit inizio stagione. Questo vale per entrambe, anche il Brixen, che pure ha meritatamente vinto questa prima partita casalinga e che però ha manifestato diverse incertezze ed errori tecnici evitabili. E vale anche per il Mezzocorona, che ha alterato delle fasi veramente pregevoli con altrettante disattenzioni in fase d'attacco. Dunque un risultato tutto sommato che ha rispettato il pronostico della vigilia, che vede il Brixen avanzare a 4 punti e il Mezzocorona a rimanere fermo a 0 punti dopo 2 giornate disputate. Qui da Bressanoni è tutto, a dopo per le interviste e arrivederci.